Dopo l'exploit elettorale delle scorse elezioni comunali, grazie al quale riuscì ad imporre Giovanni Malpezzi come candidato sindaco del centro-sinistra, torna a proporsi anche quest'anno ai cittadini la lista civica Insieme per Cambiare, che 5 anni fa, oltre alle elezioni di Malpezzi, riuscì a portare 2 uomini in consiglio comunale, Baldisserri e Piroddi, e un assessore in giunta, Savini. Oggi l'alleanza con il PD viene confermata, ma Baldisserri e Piroddi, pur rimanendo all'interno del movimento, non si ricandideranno in una lista e per un programma che ad oggi sono ancora da completare. Vi proponete come alternativa al PD, anche se nuovamente siete alleati insieme. Malpezzi però nel frattempo ha preso la tessera del PD e sarà il candidato sindaco del PD questa volta. Quindi alternativa al PD in che modo? Noi non siamo vincolati a delle logiche di partito, pensiamo solo alla città e quindi facciamo solo gli interessi della città. Adesso faccio un esempio sulla sanità. A parte che qui c'è Andrea Baldisserri che è un attore protagonista della sanità faentina, però se ad esempio da Bologna il partito che comanda la regione dice una determinata cosa e dovesse penalizzare Faenza, magari il partito PD si troverebbe un po' in difficoltà a contrastare quanto viene detto gerarchicamente, mentre noi siamo più liberi, quindi riusciamo a fare una migliore convergenza agli interessi della città. Il programma è ancora da definire, la sanità abbiamo detto che però sarà uno dei punti fondamentali, un altro le rette dell'asilo, quindi l'aspetto sociale, poi? Ma poi stiamo lavorando, per esempio il discorso della sanità, facciamo in questo momento dei gruppi diciamo, di ascolto, dove Giovanni Malpezzi ha dato una disponibilità nell'incontrare, anzi ha chiesto più che dare una disponibilità di incontrare tanti operatori del settore, perché con la sua umiltà solita vuole ascoltare, portare nelle opportune sedi le necessità, le richieste e far di tutto per salvaguardare e perché non migliorare quello che nel campo sanità sta succedendo. Nonostante la grossa riduzione del debito del comune di Faenza, nonostante i netti enormi minori introiti del comune di Faenza, l'amministrazione attuale ha deciso di non ridurre di un euro le spese nel sociale e di continuare a spendere la stessa cifra, quindi in percentuale sempre maggiore. Nelle ultime varie elezioni il PD ha segnato una perdita clamorosa di voti, quanto confidate che diciamo, gli scontenti del PD confluiscano in Insieme per Cambiare nonostante la scelta di Malpezzi? Noi confidiamo che gli scontenti di tutti i partiti, perché le ultime elezioni regionali hanno fatto vedere una bassissima affluenza del 40%, e perché la gente non è andata a votare? Non è andata a votare perché non si riconosce più in questi partiti tradizionali. Noi siamo un'alternativa, siamo una logica per la città e speriamo che quindi non avendo un riferimento partitico la gente possa convergere su di noi. Voi non vi ricandiderete, sarete però comunque diciamo, delle figure di riferimento, come sarà composta la lista o comunque i nomi che saranno da votare? Nomi potrei farne, ma non mi sembra in questo momento fondamentale. Fondamentale è lavorare sui programmi e di conseguenza persone che sostengono questo programma, vediamo che tutti i giorni ci vengono a cercare nel taschetto.